Quando la pandemia è iniziata, ho pensato che non fosse vero, che fosse qualcosa di limitato, di circoscritto. 21 febbraio, primo caso a Codogno, 3-4 giorni dopo, Piacenza era cambiato tutto. La nostra vita era cambiata. Mi chiamo Luigi Cavanna, sono ematologo-oncologo e sono responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell'ARS di Piacenza. Gli oncologi hanno per tradizione la cultura della presa in carico del malato, di seguirlo nel tempo. Entrare a contatto con i malati Covid per noi è stato quasi un obbligo, perché Piacenza è stata investita da un'onda d'urto. Quindi siamo usciti sul territorio, facciamo le ecografie al torace, portiamo i farmaci, lasciamo il saturimetro, il controllo in remoto. È tutto un modello che ha preso il nome di modello Piacenza. Terza destra, ci siamo, tra 5 minuti siamo da lei. Siamo vestiti da astronauti, non si spaventi, eh? Abbiamo visto che il pronto soccorso arrivavano tantissimi malati. Tutti questi malati avevano una storia di 7, 10, 15 giorni di malessere a casa. Abbiamo detto cerchiamo di intervenire prima. Visitare a casa c'è un rapporto umano più profondo. Entro nell'intimità di una famiglia in un momento molto difficile. Mi raccomando, teniamoci su. C'è un altro aspetto però quando si fa la cura a casa, che nella decisione si è soli, e questo per me è un peso psicologico notevole, soprattutto all'inizio. Quello che mi ha colpito è di una signora che aveva il marito ricoverato, stava morendo e lei lo voleva assolutamente salutare. Abbiamo dato presidi protettivi, è riuscita a entrare a salutarlo e è uscita piangendo, ma con immensa gratitudine, perché la cosa triste è che le persone morivano sole. Una testimonianza molto bella, marito e moglie gravemente malati, avevano una figlia incinta, cercavano di aiutarli, due genitori sono guariti, è nato il bambino, è nato sano, è stata una grandissima soddisfazione e lei mi ha mandato la foto del bambino appena nato. Più la gente arriverà in ospedale, più letti saranno liberi anche per malati oncologici, ad esempio, che altrimenti non troverebbero posto. E quindi questo dà una motivazione molto forte a continuare. Quando la pandemia sarà finita, la cosa importante sarà, per il rispetto dei tanti morti, dei loro parenti, analizzare dove abbiamo fatto gli errori e cercare di non ripeterli più.